Allora, l'auto presentava dei bomboloni di alimentazione di gas metano, i quali sono stati sostituiti e modificati con dei siluri che erano praticamente identici ai bomboloni di alimentazione. Questa modifica serviva appunto a nascondere la sostanza stupefacente. Ovviamente i bomboloni poi sono stati sconnessi dal sistema di alimentazione classico originario dell'autovettura. Gli approvvigionamenti erano oltre che locali, quindi in territorio ciociaro, anche in diverse altre realtà italiane, in particolar modo la provincia di Roma, Ostia e il nord Italia, nel particolar modo Bologna. Gli uomini, questi soggetti, andavano a recuperare lo stupefacente facendo appunto questi viaggi, spesso e volentieri si muovevano con due autovetture, una che serviva da staffetta per evitare appunto i controlli della polizia giudiziaria che poteva intercettarli o comunque fare un controllo di polizia stradale, e spesso e volentieri venivano utilizzate anche auto a noleggio.